Spettacolo, grande successo a Cagliari per l'intramontabile musical Notre Dame de Paris. Si replica ancora oggi e domani alle 21:30 all'Anfiteatro in Fiera. Questo è il tempo delle cattedrali. È la prima volta per me che vengo in Sardegna e quindi sono emozionatissimo, sono affascinato dal posto, dal posto che ci sta ospitando in questi giorni e sono veramente contento. Tante pietre e tanti giorni con le passioni. Un ruolo bellissimo, affascinante, del cattivo, i cattivi sono sempre affascinantissimi, e in un musical che è poi un po' il re di tutto il teatro musicale italiano, se non europeo, e anche oltreoceano. Attenzione, l'inferno è con lei, è una zingara, è una straniera, è una strega, una cagna, una gatta, va scalza alludendo alla sua nudità. Cambiano gli interpreti, ma non la suggestione che un musical visto da oltre 15 milioni di persone in tutto il mondo continua a suscitare nel pubblico fedelissimo che anche in Italia da 10 anni premia Notre Dame de Paris. L'edizione del decennale dell'opera popolare tratta dal celebre romanzo di Victor Hugo e musicata da Riccardo Cocciante continua a incantare e a piacere a tutti, dai bambini ai nonni. All'Anfiteatro in Fiera, a Cagliari, 4 date, un cast di giovani talenti, attori cantanti al loro debutto e un corpo di ballo internazionale in grado di incantare ancora con un viaggio musicale nel Medioevo tra tormenti, passioni, amori, tradimenti e delitti. Siamo tutti giovanissimi, sì. Siamo tutti giovanissimi, sì. Io sono la più piccolina, ho 18 anni. E quindi c'è tanta energia, tanta voglia di fare e di spaccare tutto, insomma. Quindi. Da quando ho iniziato non vedo l'ora di venire a Cagliari per esporre questo vessillo che ci lega, perché poi a Livorno il monumento più famoso è il monumento a Quattro Mori, non abbiamo niente, ma il monumento a Quattro Mori ce l'abbiamo.